Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi finalmente sono passata da Tiger, non vedevo l'ora di andare da Tiger e finalmente oggi ce l'ho fatta. E ho comprato alcune cosettine, non molto, però alcune le ho comprate. E sono andata anche da Teddy, un negozio dove vendono cose di cartoleria, per la casa. Ci sono tante cose bellissime per Natale, per Halloween, però ho comprato alcune cosettine che... diciamo non c'entrano niente con Natale e Halloween, alcune cosettine molto carine. E adesso ve lo faccio vedere, non mi perde chiacchiere. Allora, inizio subito con Teddy perché sono le prime cose che ho a portata di mano. Allora, inizio con queste tazzine, non sono tazzine, ciotoline, molto carine queste di qui con questa... come si chiamano questi disegni di qui, molto carini, mi è piaciuto molto. Questa l'abbiamo preso, una per il mio fidanzato e le ho pagate 2 euro a Teddy sempre. Questa di qua, molto carina. E poi questa di qua, che invece è molto diversa. Questi sono molto simili a quelli che aveva fatto Tiger. Non mi ricordo se era per il mese di settembre o ad agosto, però avevano questi di qua. Io in quel momento non li avevo prese, non mi ricordo per che motivo. E ho visto da Teddy e non ce l'ho fatta, ho detto no, li prendo due, uno per me e uno per il mio fidanzato. Sono troppo troppo carine. E questi li ho pagati 2 euro ciascuno. Poi il mio fidanzato ha visto queste tazzine per il caffè, troppo carine. Sono due tazzine con la scritta Love e sono fatte così, che adesso ve lo faccio vedere subito. Sono due così, bellissime, attaccate, poi si staccano. E questa è per la femmina, che c'è una femminuccia e poi questa cosa della femmina. E poi questa è nera per il maschio, perché dovrebbe essere un maschio. No, questo è il maschio e questa è la femmina. Allora ho sbagliato, questo è il maschio, guardate lì, e questa è la femmina, con questo di qua bellissimo, troppo carino. E queste le qui le abbiamo pagate 3 euro, se lo possiamo anche buttare. Poi ho trovato questo set di, come si chiamano, non c'è scritto in italiano, ah forse qua dietro c'è, prodotto in Cina. Non so come si chiama, set di 4 set. Setacci. Questi di qui, diciamo il grande, il medio, il più piccolo e il più piccino. Questi di qua, semplice bianchi, questi li ho pagati 1,75 euro, mi servivano, quindi li ho presi, anche se sono un po' rovinati in alcune parti, soprattutto questo di qua è un po' rovinato, però vabbè, a me mi serviva il più grande, poi vediamo. Poi mettiamo questo da parte perché sennò nel letto, perché sennò ne ho dove appoggiare, perché la mia specchiere è piena di cose. Poi ho sempre da Tiger, ho comprato questo di qua che sarebbe un sottobicchieri decorativi, però io li ho presi per appoggiare tutti i miei profumi qui dentro, così si vedeva sono più belline con alcune cosettine che ho preso da Tiger. E questo l'ho pagato 2 euro, c'è scritto non lo so perché l'inglese io non lo so, quindi vi faccio vedere così non dico qualche parola un po' sbagliata. Questo di qui è semplice, piccolino, mi è piaciuto molto, non vedo l'ora di già organizzare tutte le cose. Poi il mio fidanzato si è preso queste paie di calze, sono 10 paie al valore di 4 euro, semplice, bianche, questi di qua. Poi abbiamo preso anche questi cucchiaini, 3 cucchiaini per il caffè a 1 euro, sono in acciaio. E niente, sì, sono cucchiaini in acciaio inossidabile, questi di qua, molto carini, semplice, 1 euro ciascuno, sono 6 per 2 euro. Poi abbiamo, vabbè, io ho preso questi guanti di qua, che mi sembravano molto carini, guanti da donna, 2,50 euro, e sono questi di qui. Diciamo a metà dita per il dito cicciotto, questo di qua è chiuso e quindi sono così. E poi se vuoi diventare un guanto chiuso diventa così, molto carino, molto carino, anche se un po' piccolo, però dice da donna. Poi quando magari voglio stare con le dita fuori, niente, prendo e ciao, lo chiudo, mi diventa così, molto carino, mi piace molto, non vedo l'ora di usarlo. E poi
Abbiamo anche comprato due cosettine molto carine. Questi cuscinetti piccolini al prezzo di 4 euro. Sì, 4 euro. Questi di qua, dove ci sono i baffi di Sam Mister. Sono troppo carini, bellissimi. Devo dare una ricciacquatina perché sono un po' sporchicini, anche un po' di rinno brutto. Questi di Mister che per il letto, li ho comprati per mettere nel letto, e questo ce l'avrei nella parte del mio fidanzato Mister. E poi Mister, ci amo la femmina. Cosa dovrebbe essere Miss? Perché c'è la R. Miss, vabbè, e c'è il bacio. Guardate quanto sono carini insieme, quanto sono bellini. Però credo che questo sia più piccolo di questo. No, sono uguali, sì. Troppo carini, sono un po' piccolini, però vabbè, per decorativo del letto mi è piaciuto molto. E poi 4 euro, mi sembrava anche un prezzo accessivo, però ugualmente mi sono innamorata e li ho presi, sì. Allora, le ultime cosettine da Teddy, perché poi c'è Tiger. Ho comprato questo di qui per mio figlio, un drink alla fragola per mio figlio. E poi ho comprato questi due coltelli al prezzo di 1 euro, sì, coltelli per bistecche, questi di qua, 4 a 1 euro, economici, molto buoni. E poi l'ultima cosa di cartoleria, però di Teddy, ho comprato questi washi tape al prezzo di 1 euro, sono 3 metri, sì. Guardate quanto sono. Adesso li apriamo insieme, li guardiamo perché sono curiosa. Questi di qua, guardate, sono bellissimi. Così almeno ho ancora più tema per decorare l'azienda. E questi di qua sono un po' natalizie. Anche questi 1 euro e sono 3 metri sempre. E sono così. Questo di qua è bellissimo perché c'è già l'albero di Natale, decorazione di Natale, il fioco di neve. Non c'erano il rosso, c'era solo verde, però ho uno che ricambia un po' il rosso natalizio. Quindi ho preso questo che è verde. Poi adesso andiamo con gli acquisti Tiger che ho preso, perché ovviamente la busta ve la devo fare vedere. Quindi anch'io ho la busta del teschio messicano, questa di qua, guardate quanto è carina. Mi è dispiaciuto un po' perché la carta velina non me l'hanno data, perché non avevano, e quindi mi hanno dovuto incartare tutte le cose in un altro tipo di carta, che io ho detto, oh, perché no? Volevo farmi un divisore per l'agenda con quella carta come avevo visto, però purtroppo non c'era. Quindi la busta è questa di qua, con il teschio messicano, e dietro c'è questo coso che non lo so pronunciare, quindi non ve lo voglio dire perché sennò faccio una figuraccia. Quindi questo di qua bellissimo, e inizio subito a farvelo vedere. Allora, prima di tutto sono andata da Tiger lunedì, però col Tiger non c'era quasi niente perché è la prima volta che io sono andata lì, e ho preso solo una cosa che avevo visto che mi è piaciuta, perché del resto erano tutte brutte. Sì, lunedì era, perché mi ricordo che sono andata solo per vedere, però quel Tiger c'era cose che non mi piacevano, e quindi sono entrata e sono uscita subito, ho detto vado all'altro, e quindi non sono più potuta andare a Tiger fino a oggi. Io ho comprato questo piattino di qui, molto carino, questo di sempre di questo tema di questo mese d'ottobre, con questo fiorellino qui, molto carino. Ho comprato anche, dato che ci sono andata oggi, ho comprato, se lo trovo vi faccio vedere, perché ho comprato alcune cose per Halloween, quindi ve lo faccio vedere per ultimo come tema Halloween, che l'ho preso. Ok, allora ho comprato questi tre piattini, no, questo è l'altro, guardate che carta bellina mi hanno dato. Io volevo quella con i teschi messicano, però non ce l'avevano. Allora, ho comprato questi piattino in color nero con il fiore rosa, così avvino a quest'altro. E in più ho comprato anche il porta accessorio. Peccato veramente con la carta velina che non ce l'aveva. Mi avrebbe piaciuto molto averla. Allora, ho comprato questo, meraviglioso.
troppo troppo carino, guardate quanto è bellissimo, per mettere lì nel mio comodino e fare un set di portagioielli con questo di qua così e dall'altra parte questo qua, in più quel vassoietto che ho per mettere i profumi che arrivano bellissimo. E questi li ho comprati, questi piattini li ho pagati sempre 2 euro ciascuno e questo l'ho pagato invece 4 euro, quindi siamo andati con il mio fidanzato, io ho fatto danni, quindi ho preso, non c'è, diciamo che non c'erano molte cose da, diciamo, da prendere, però alcune cose belline sì le ho prese. Allora, poi di cartoleria ho preso questi due pennarelli evidenziatore più che altro, questo rosa di qua e questo blu, sono di quelli che hanno la punta un po' strana, l'avevo già preso l'altra volta in rosa, però mio figlio me l'ha preso e me l'ha rotto questa parte, questa piccolina piedino lì piccolo, quindi ho detto no, devo ricomprare, quindi l'ho ricomprato, fanno questo di qua. Io ho preso nel colore rosa e poi nel colore blu, perché dovevo prendere due per uno al costo di 1 euro, quindi ho preso questi due colori che erano gli unici con il prezzo di 2 euro, e poi il blu non ce l'avevo, quindi mi incuriosito e l'ho preso, adesso lo vedo come fa. Molto carino il blu, sì, il blu è molto carino. E niente, questo ho preso. Poi per il tema Halloween ho preso solo questo cestino per le caramelle, perché ormai si avvicina Halloween e Leandro è pazzo per quando arrivano a suonare le porte i bambini e per chiedere caramelle, quindi lui li porta così alla porta e li fa prendere i bambini. Questo mi è sembrato molto carino, mettere tutte le caramelle qui e farli portare, cioè quando suonano il campanello aprire e lui porta le caramelle qui, vabbè, avete capito, questo di qua. E questo l'ho pagato 1 euro, perché è un cestino sempre da Tiger. Poi ho preso questa una lanterna, però a piccolina, lanterna con luce, questa di qua, e una zucca, sì, molto carina, guardate, e poi a luce, sì, perché qui ha la linguetta e poi si accende e guardate quanto è bella, wow, è molto carina, è bellina, per metterla lì nell'ingresso dell'entrata così come tema Halloween, molto carina. E questa l'abbiamo pagato 1 euro o 2 euro, non mi ricordo se è stato 1 euro o 2 euro. Poi il mio fidanzato, ah, un'altra cosa molto carina che ho visto e me ne sono innamorata, al prezzo di prendi una, prendi due paghi uno, ho preso questi teschi messicani, non mi dite, cioè ditemi che non sono bellissime, guardate, guardate quanto sono belli, ho preso sia il nero che sia il rosa e il bianco un po' sporco perché c'erano tutti sporchi, questi invece sono, come nero non si vede molto, però secondo me avrebbero dovuto fare la matita bianca e questo nero, e questo come bianco la matita nera sta bene. Ay, però sono bellissimi, mi fanno un po' troppo ridere le scheletro così, le braccine, le gambine, troppo carine, poi si staccano perché sono tutte staccabili, guardate, troppo carini. Questi li ho pagati 50 centesimi l'uno perché costavano 1 euro 2, io ho preso tutti e due, bianco e nero, troppo carini, poi la matita è sempre il teschio messicano, troppo belli, non vedo l'ora di mettere lì nel mio cestino del portapene. E poi vi faccio vedere quello che si è preso il mio fidanzato, perché anche lui ha preso qualche cosina da Tiger. La prima cosa che vi faccio vedere sono questi bicchierini a forma di teschio, togliamo questo, oh oh, ho lasciato là, no no no, ho lasciato questa specie di cartolina qui, ho la fotocamera anche scarica, vabbè dopo lo pulirò bene. Questi bicchierini a teschio molto carini, lui gli è piaciuto, quindi ha preso altri due, troppo carino, ne ho presi due credo, o solo, sì, tre bicchierini, però credo che questo non sia il bicchierino, infatti questo è la specie di fiaschetta in acciaio inox, questa di qua, guardate questa di qua, sembra teschio,
in vetro e qui può mettere, che ne so, qualcosa, non lo so. Lui l'ha preso perché si è innamorato, quindi ha detto sì, prendimeli perché io li voglio, e questi di qua sempre a teschio. E poi gli altri ultimi due bicchierini, sempre a teschio. Guardate, sempre a teschio, molto molto carini questi anche. Non sono un amante per il teschio, però sono bellini, mi piacciono come decorazione lì nella, nel mobiletto. E questi li abbiamo pagati 1 euro i bicchierini. Sì, i bicchierini 1 euro, perché costavano 1 euro. Questo di qua costato credo 3 euro a 2 euro, non me lo ricordo sinceramente. Lo scontrino ce l'ha lui, quindi inutile chiederlo. Questi di qua sono troppo carini. Diciamo che sì, dai, mi sono piaciuti per avere come mobiletto, sì, dai. E niente, questi erano tutti i miei acquisti che ho fatto da Target e da Teddy. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao!